Non c'è risparmio che possa essere giustificato quando c'è in gioco una vita umana, e vorremmo che questo principio fosse recepito ad ogni livello di responsabilità. e quanto dichiarati da Ragusa al presente l'Amenil Maria Agnello in occasione della 67 giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Una manifestazione che si svolta all'insegno dello slogan Cambiamo la storia, col programma caratterizzato dal raduno dei partecipanti in piazza Libertà. Ha fatto seguito il corteo che si è portato all'altezza del monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona di alloro. In Italia è stato ribadito durante la celebrazione da più parti: si registra una crescita contemporanea di infortuni che di morti sul lavoro. In Sicilia, invece, in controtendenza nel Paese, mentre l'andamento degli infortuni risulta di gran lunga migliore del dato nazionale, si registra purtroppo una preoccupante crescita del numero di vittime. Dai 31 morti nel 2016 si è infatti passata ai 46 di quest'anno. Per questo l'Associazione nazionale Infortuni e Mutinati sul lavoro si appella ai datori di lavoro, prime e dirette responsabili della sicurezza, ma anche agli stessi lavoratori e alle istituzioni, affinché non manchi mai l'impegno politico e l'attenzione su questo argomento.